Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Barn Finders. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi siamo tornati dai nostri viaggi interstellari, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda gli oggetti che abbiamo riportato, io quest'oggi sono partito direttamente così, in fase di pre-vendita, perché in tantissimi avete detto che vi piace anche vedere la parte di vendita. Io mo non ve la faccio vedere tutta perché, come potete immaginare, vedete, abbiamo 16 oggetti sui ripiani e 42 nel deposito. Quindi capite bene che è una... Intanto controlliamo se possiamo rimettere dell'altro. No, mi sa che già avevamo attrezzato. È una grandissima rottura di maroni. Io, ragazzi, per quello ve la toglievo. Mo, per carità, se vi garba, un pochino la metto. Non troppo, perché negli altri giorni, calcolate che io sono stato tipo un'oretta a vendere le cose per poi partire. Quindi, mo, magari sì, qualche minutino di vendita ce la possiamo pure fare. Ma, obiettivamente, ragazzi, è noioso. Per carità, fa parte del gioco. Sì, vi può garbare un pochino, però effettivamente... di palle, come vi fa a piacere? Cioè, nel senso, io magari perché me la devo fare per forza, quindi è un po'... perché vai qua ogni volta, tacco pure, tacchete, fai così. Più che altro la cosa che mi dà un po', ecco, due, fastidio, è il fatto che dobbiamo aspettare un tot di secondi. Madonna, c'ho le mani fredde, non riusciamo a prendere contatti. Allora, vediamo un po'. Sì, vabbè, quando va lento si può fare. E ci sono momenti di tensione quando dobbiamo fare questo. Ah, niente di più. Vabbè, io vendo, perché comunque, a parte che è roba che abbiamo raccattato, poi, per dire, ogni tanto viene qualcuno che vende anche altra roba. Mo io posso andare a vedere se mi conviene, se è una cosa che vale tipo questa qua 40, ci guadagni $10, lascia perdere. Mi riprendo da loro solo quelli che magari valgono 300-400 dollari, che uno dice ok, recupero veramente un bel po' di soldi, perché magari uno sconto di $100 là, 100 li ricarico qua, $200 ci può stare, per quanto abbiamo una manicata di soldi, quindi tutto sommato, per carità, poi li andiamo a spendere andando a migliorare il... Pure qua non ci guadagniamo tantissimo, potremmo evitare, però tanto l'abbiamo raccattata gratis, su tutti comunque soldi in più, quindi dai, alla fine ci sta, non... Non sono troppo pretenzioso neanche con le vendite, perché effettivamente abbiamo così tanta roba che, insomma, inizia poi... Vediamo questa che vende. Tipo questa qua già, se riusciamo... Orco 2, no, ho sbagliato tantissimo. Vabbè, $16. Niente. No, vabbè, no, non la voglio. Ci rimette pure i soldi. Sarebbe pure Anna. Ci vuole tempismo. Poi scatta la tensione quando stai a fare queste cose. Quindi, insomma, è un po'... Si può guadagnare, ma si può anche fare brutte figure. Allora, vediamo un po'. Che vuoi? Bam! Bravi tutti, eh. Però vedi, a volte faccio un po' più veloce per... alcuni è più facile, altri un po' più... Però la sentite la tensione? Io tanto. Perché poi perdiamo soldi invece. Vabbè, comunque ci dava abbastanza moneta, no? $78 in più del normale, ma calcolando che già comunque noi quelle cose le abbiamo prese a gratis. Vedi, poi devi aspettare che ricarichi altra gente. Magari se era un po' più continua come cosa era meno rognosa, perché comunque si prendono uno o due oggetti a volta, ricaricando tutto quello. Insomma, per arrivare a 50 oggetti, un'oretta ci vuole. E per quello io, in linea generale, cerco di tagliarvele ste cose. Mo, anzi, stanno arrivando pure due persone a volta, quindi tutto sommato ci facciamo anche una vendita un po' più veloce, se vogliamo. Però poi iniziano ad arrivare una alla volta. Tia signora, dai, $70 in più, va bene. Orca troia. No, non te la do più. Mamma mia che... No, il braccio, quello che cazzo. Te lo tieni.
E mo aspettiamo un pochino. Abbiamo 18.000 dollari, quindi tutto sommato stiamo belli parati. Per carità, poi andiamo a spendere soldi. Potremmo andare a spendere soldi andando a migliorare il baraccone, cosa che per il momento non ho fatto perché è solo una cosa estetica, non è che cambia più di altro. Quindi mi sto tenendo i soldi. Se sa mai che ci servano per qualche mega asta. Anche se insomma, tutti quei soldi bastano e avanzano. Eh no, allora signore, vedi, poi iniziano quelli a arrivare, quelli che vogliono proprio il verde preciso per dappiarti 2 dollari in più. Che come detto, per carità, sono robe raccattate, quindi pure se le vendiamo al prezzo base, ci andiamo a guadagnare, perché insomma. Però poi è una questione proprio di principio, a volte di punti, di no, allora devo venderlo a di più. Quindi, poi attendiamo, io negli altri che vi ho fatto vedere un pochino vi tagliavo queste parti, però capite bene che tagliare ogni volta che carica. Perché molti dicevano, vabbè, magari lascio, questo è quello che è più facile pure per te che editi meno. In realtà no, edito anche di più perché devo comunque togliere tutte quelle. Vedi? Avanti. Mo, non abbiamo fatto niente. Arrivederci. Mo, questo qua che vuole niente perché è quello dell'FBI. Cioè, FBI, insomma. Agente, agente. In tutto ciò abbiamo venduto 4-5 cose. Vedi che. Non se ne va neanche, dai! Mo ce ne andiamo noi, signori. Chiudiamo il negozio, ma mettiamo qualcuno a vendere. Scusa, lo zio che sta sempre in giro a non fare una sega. Non ci può venire a vendere le cose? Che ci risparmiamo tutta sta fatica. Cioè, non fatica. No, che ho fatto? Niente, ho sbagliato io. Ci mettiamo pure noi a sbagliare qua, scusa. Perché ormai c'avevo il tasto sul rifiuto fisso, quindi l'abbiamo cacciata a secco la signora. Va bene, questo che vende è 2,20. Allora qua se ci fai proprio lo scontone posso riprenderla pure io, dai. Quanto ci toglie 50, riprendiamo 5. Va bene, dai, facciamoci un'altra venditina così e poi andiamo, signore. Poi andiamo perché, come detto, se no, due palpebre. Ma infatti, pure io quando me ne devo fare, oddio, mi devo mettere a vendere le cose. La potevano fare un po' più dinamica questa cosa qui. Perché così è veramente alla lunga. Perché poi, più vai avanti, e più accumuli tanta roba. Quindi c'è il magazzino pieno. Va bene. Tiè. Tu vendi qualcosa di molto costoso? No, tienitelo. Va bene, basta. Andiamo a fare il lavoro serio, signori. Dai, stiamo qua a gigioneggiare con questi baraboni. Tra l'altro vi ringrazio anche per i consigli delle cose che io mi perdo, ma capita, capita. Attenzione. Ciao, ho bisogno di un dispositivo dimensionale per tornare a casa. Mentre tieni d'occhio Bobby, me ne puoi mandare uno? Penserò al trasferimento del liquore galattico quando avrai raggiunto la destinazione. Ok, dove andiamo? Perché devo fare tutta questa strada così? Vabbè, comunque. Fienile della segheria. Va bene. Un altro vecchio edificio che si trova in tutta l'America. In passato veniva usato per guadagnare soldi tagliando e vendendo legna. Fu chiuso dopo la Grande Depressione, facendo perdere migliaia di posti di lavoro. Allora, compriamo il carburante, andiamo. Ci manca ancora un'asta dove speriamo poi di trovare anche la carta igienica. Che per carità non serve a niente. Però, ci sta a recuperare la carta igienica dorata. È un obiettivino che, giustamente. Allora, eccoci qua al. Ah, pure questo sta in asta. Va bene, va bene, va bene. Sta in asta, ma io nel mentre posso comunque fare cose. Oddio, magari ci servono le casse per arrivare da qualche parte. Spero di no, a parte che ce ne sono comunque parecchie.
Si va pure qua dietro. Sì, però al momento è chiuso. Vabbè, intanto aggiudichiamoci l'ast. Però sta luce è fastidiosissima perché è fatta apposta per farti perdere le cose da sotto gli occhi. Fatta apposta. Guarda là, pure là si va dietro. Vabbè, dai, intanto aggiudichiamoci questo. Cioè, giudichiamo. Proviamo ad aggiudicarcelo. UFO presence. Cioè, la presenza 6000. Insomma. Occo 2. Vabbè, dai. Ce ne sta una Ferrari qua dentro. Ce n'abbiamo dei soldi, però non li volevo spendere tutti. Bravi tutti. Però mi avete fatto spendere una manicata di soldi, brutti bifolchi. Allora, iniziamo con lo scassare un po' di robe. Vediamo gli oggetti che ci sono. Più che altro questo penso che sia piuttosto grande come zona anche all'esterno, cioè anche dietro. Allora, questo lo vendiamo, questo scassiamo. Allora, prima guardiamo qua dentro. Ma qua dentro mi sa che non c'è granché in realtà, eh. Penso sia più fuori la ciccia vera. Se no abbiamo speso soldi inutilmente, oserei dire. Lo devo spaccare per passare. Ok. Per il momento solo materiale. Ah, ok, una televisione. Ah, si esce da... Si può uscire anche da qua. Questo lo rompiamo. Vabbè, poi controlliamo. Ho sentito... Qua dietro. Ah, c'è la porta che... Usa il grimaldello, quindi questo lo possiamo togliere. Che fa? Vendevano pure qua. Beh, giustamente la segheria. Magari vendevano anche un po' di legname. Così. Ok. Questa si può aprire. Questi li scassiamo. Per il momento bottino molto magro. Pagato ben 10.500 dollari. Io me lo segno, eh. Non ci dimentichiamo dei soldi spesi. Assolutamente. Scusate. Allora. Vabbè, meglio così, almeno è più easy. Bravi tutti. Cioè abbiamo pure il pollo che ci fa da radar, eh. Sia chiaro che il polletto. Vai. Vabbè. Non è così necessario da perderci il sonno. Dai, almeno fammele vende ste sedie. Vendiamo merda ben più barbonosa. Ah, la chiave ci sta qua. Se no dicevo scusa, siamo venuti qua, non ci sta niente. Insomma. Insomma. Per il momento, a parte la chiave. Oddio, però non sto leggendo le pagine di giornale. Quello era il tipo. L'orologio no, eh. No, era la porta. Allora, qua dentro abbiamo quasi finito. Ah, qua usiamo la chiave per aprire questo pertugio. Ne è valsa la pena? Ah, c'è l'inghippo nel sottosuolo. Scendi. C'è l'inghippo. Mi sa di
simil teletrasporto questa cosa. Ah, dobbiamo usare quello. Aspetta allora. Vado. Ci veniamo dopo qua. Madonna, con quale sound inquietante. Mi sa che il nostro zoticone qua fa una brutta fine, non ve lo dico. Vabbè che ci ha accompagnato lo zio, magari chiama i soccorsi o magari se ne sbatte le palpebre lo zio. Penso la seconda, eh. A naso vi dico la seconda. Comunque, come detto, andiamo prima a svuotare il tutto qua. Tanto vale che ci facciamo prima un giro qua fuori, dove apparentemente c'è altra roba. Ma pure le casse da rompere. Forse sì, pure questa è una rottura di maroni. Però, oh. Anche se non credo che faccia comunque testo per quanto riguarda gli oggetti da recuperare, quello di distruggere queste cose. Però, una volta che ci stiamo, la ripuliamo per bene la zona. Che poi dico io, ste cose che ci... Vabbè che queste sono aste... Ormai ce le compriamo all'asta, rivendiamole. No, però... Immagino che sia appunto come le cose americane, che in realtà all'asta tu non è che ti aggiudichi la... il fienile, per dire. Ti aggiudichi la possibilità di ripulirlo. Nel senso, ti aggiudichi le cose che stanno dentro, non il fienile. Perché sennò tutte queste cose stiamo a comprare... investimenti a un certo livello. No, io questi adesso li voglio. Allora, lo zio dov'è? No, c'è solo... Quello là era l'ex proprietario, perché c'erano tutti i cartelli suoi, quindi secondo me... era sua la... di famiglia, magari. Insomma, magari non era proprio lui che... Tutto, signori, tutto. Mo quando ci stiamo, poi magari mi perdo le cose importanti. Ah, pure, vedi che questo, allora... Vabbè, lo possiamo vendere. Non contano neanche queste cose, immagino, però. Non dentro niente. C'era un altro cartello, però. Allora, qua, questo, questo... Vabbè, te le lascio. E niente, ogni volta mi dimentico che questo quando si abbassa va di ricordino. E aspetta che c'era un cartello anche qua. Oh, un dollaro oggi, un dollaro domani. E ci abbiamo $2. Ah, bisogna pur partire da qualcosa. Con tutto quello che abbiamo speso, io qua voglio anche il centesimo. Maledetti. Certo, magari ne vale la pena, perché c'è l'alieno che ci aspetta. Insomma, abbiamo comprato un'esperienza con l'alieno che ci porterà magari da qualche parte a morire male. Possibilissimo. Ok. Pavimento. Un sacco di stronzate. Sì, per il momento oggetti recuperati veramente pochi. Quindi immagino, chissà dove ci manda quello. Vabbè, possiamo dirlo che probabilmente ci manderà a cagare, però con un altro discorso. Vai, vai. Noi siamo zoticoni. Recuperiamo tutto. I pacchetti di patatine buttati, le bottiglie di birra marce, i legnetti. Il pallone lo vendiamo a $30, tra l'altro. Non so chi per coraggio di comprarsi una roba del genere a sti prezzi, ma evidentemente c'è mercato, c'è mercato, perché effettivamente quelle 4-5 persone che vanno in giro si comprano tutta la merda che riportiamo, quindi... Va bene, pure questa è fatta. Pare che abbiamo finito, no? Pare di sì, pare di sì. Va bene. Andiamo qui sotto. E
Non so se è una presa per il culo, però credo di sì. Ok, accendi la torcia. Ah, già stava accesa la torcia, complimenti. Utilissima. Madonna, che postazione, bravi tutti. Vai al fine. Cerca un'affettatrice dimensionale. Ma non mi dici niente, buon uomo, vabbè. Ora cerchiamo di non perderci neanche le cose al muro, che mi capita spesso e non volentieri, però. Beh, me lo fate notare voi, ma mi capita. Poteva valere anche un po' di più, no? Oro massiccio, no? Ok. Perché poi guardando per terra se c'è della roba, non magari mi perdo dei poster a muro. Perché poi effettivamente andando a vedere pure in giro, alcune cose sembrano ben miscelate nell'ambiente di gioco, quindi non ti sembrano recuperabili. E invece, o facciamo una cosa, usiamo pure il pollo per ogni zona che vediamo. Tutti. Allora, mettiamo il pollo. Come funzionava? Freddo, ok. Vediamo pure di qua. Ok, a posto. Quindi vado qua. Attenzione. Ma il fatto è che non si... Cioè, guarda la torcia. Un minimo di tecnologia un po' più avanzata mi devi dare per avere la possibilità di vedere qualcosa almeno. Non vedo una sega. Vendi così che almeno qualche soldo ce lo facciamo. Tibie spezzate come se non ci fosse un domani. Ok, allora facciamo un passo alla volta. Mo' abbiamo liberato questo. Liberiamo questo dall'altro lato. Voi? Ma quanti siete? Pensavo fossero pochi gli alieni, invece. Vabbè, gli piace ballare, questo lo abbiamo capito. Sappiamo che sono degli amanti del ballo. Io vi sto vendendo tutto, vi dispiace, no? Tanto, ci dovete fare. Oh, vedi che poi troviamo anche cose qua dietro. Nel buio più totale della zona. Ora, rimettiamo questo. Freddo, ok. Andiamo avanti qua. Questa pure è una porta, sì. Però credo convenga fare prima la stanza grande. Leva. Cassetti. Sì, ci sono cose di alta tecnologia e poi ci sono sti tavoli e ste casse di legno così buttate. Questa ce l'abbiamo. Comunque anche il raggio del pollo non è neanche così devastante, perché qua manco c'era arrivato. Sti cazzi, queste le rompo ma non le piglio più. Qualcosina qua, easy, ma... Qualcosina, dai. Non si riesce a non recuperare cose.
Salopiamo, no? Vabbè, saliamo. Arrivo, arrivo. Badilata, badilata. Ok. Ora, mettimi un attimo il pollo. Ok. Zoom. Salve. Ma c'era la chitarra, pollo. Cazzo, il pollo c'ha un raggio d'azione veramente di merda, però, Cioè, stavo qua sopra, non mi ha beccato la chitarra qua, quindi lo dovrei usare ogni 3x2, veramente. Insomma. Qua cassetti non ce ne stanno, ma si va pure là? Sì, sì. Oddio. Diciamo che la zona è piuttosto grandicella, quindi i 10.000 magari potrebbe anche valerli. Questa, insomma, $25. Seggiolina, cassetta. Poi vengo anche da voi qui sotto. Seggiolina. Lì è dove eravamo arrivati, lì c'è la porta. Andiamo sopra. Disco, come disco? Qua sotto. Controlliamo pure qua dietro, che magari ci imboscano qualcosa. Sembra di no. Io le sedie ve le sto rompendo tutte, ma non mi incazzate. Ok, allora vediamo queste zone qua. Qualcosa blocca la porta. Quelli si rompevano. Vabbè, allora andiamo. Però qua c'è scritto uscita, quindi onestamente non saprei. Vabbè, mo proviamo. Tanto comunque poi nel caso rientriamo. Ah, riusciamo. Sì, ci butta qua. Allora, scusa, fammi vedere una cosa. Io la torcia mica la posso migliorare, no? Ah, sì, luce. Illumina i posti più. Ah, no, già l'ho comprata. No, non si può migliorare. Posso migliorare solo la fumigatore. Che faccio tanto per avere tutto al massimo? Boh, ci stiamo. Vabbè, niente, quindi non dovevamo uscire perché era effettivamente l'uscita quella, come era scritto nel cartellone. Quindi rientriamo. Scusi, E rifamoci il giro. Allora, questa è l'uscita. Quindi c'era la scalinata là e nient'altro. Possibile? Oddio, di cose ne abbiamo raccattate la metà. Però la maladisco. Guarda lì. Oh, stanno attrezzati però, Ho sempre scasso tutto qua. Vai di pollo, va. Credo che sto pollo non serve un cazzo. Cioè serve se ce l'hai proprio sotto i denti le cose da recuperare, perché se no non riesci comunque a fare nada. Ah, ma questo è il tipo che viene a comprare le cose da noi, comunque. Oddio, che abbiamo fatto? Ah, gli abbiamo dato il moonshine. Ok. Ed è partita la festa? Party time! Ok. Vabbè, signori, si festeggia. Ma quindi io adesso non ce l'ho per viaggiare, o comunque posso viaggiare uguale? Perché sennò. Perché è l'uscita quella, dimmi di no. Magari si va da qualche altra parte che dobbiamo, a parte raccattare l'oggetto della missione, quindi per forza di cose, no? Scendere non posso scendere, però. Vabbè.
questo? Eh no, allora. C'è qual quadra che non cosa. Ah, mo mi ha sbloccato questa, ok. Madonna, io non vedo niente comunque. Oddio, non so se sia il caso, però. Moonshine. L'ho dato all'amico vostro. Posso. Penso che stiano facendo gli esperimenti, coccodrilli, maiali. Probabilmente anche persone, ma. Praticamente l'amico studia gli alieni studiano noi. Insomma, è un giro, signori. Ci studiamo a vicenda. Per quanto noi siamo partiti come raccattatori di merda dai fenili, però. Non so se questi potrò aprirli poi, ma. Scale, scale, cassetti non ce ne sono. Questo lo vendiamo. Questi li scassiamo. Troppa roba da scassare. Vabbè. Sì, è giusto perché me va. Allora, ehi. 300 dollari, insomma, usano tecnologia un po' poco sportiveggiante, 300 dollari di laptop, neanche da gaming, neanche con tecnologia aliena, insomma, una roba veramente babona. Ok. Una scala. Prendiamo questa pure. Cassetti non ce ne sono, sedie te le rompo così non vi potete sedere. Allora, qui probabilmente collezionabile, l'autoradio, l'autoradio, andiamo a rubare le autoradio qua, vabbè. Almeno rompo pure per capire se c'è dell'altro dietro. Ah, cazzo, aspetta, però. No, ok. No. Ho detto, mi sembrava come se fosse una passerella per andare sopra, ma credo di no. Ma non so se poi posso scendere, poi vediamo intanto. Allora, noi siamo scesi da là. Vediamo l'UFO. Ah, ci portiamo proprio l'UFO? Ok, lo possiamo vendere a 2000. E. Sì. Per carità, ci sta. Qua? No, non possiamo andare. Ok. Allora, aspetta che ho visto la scaletta. Qua ci manca ancora. Non tanta roba, però, eh. Perché vedete che la barra degli oggetti è ancora da beccare. È piccolina, ma. Ma. Mi manca. La carta igienica. No, no. Però mi dice che abbiamo preso tutto. Il fatto sapete qual è? Che non ho neanche sentito. Però scusa, la carta igienica non dovrebbe far parte del. Ah no, vabbè, perché questo, no? Ma questo già l'ho segnato. Non ho sentito neanche il sound. È quello, perché sennò avremmo sentito.
possibile che non ci sia qua? Io non credo. Vabbè, andiamo. Posso uscire da... No. Andiamo a cliccare un attimino sull'uscita. Oh, può darsi pure che qua non ci sta. Mi sembra molto strana come cosa. Però mi ha detto che ho preso tutto. Possibile? Vabbè, signori, questo è essere bastardi. Guardate dove sta. Questo significa... Che tra l'altro, a parte che non me lo segnava con questo, è stato un'ora ad andare in giro e non si sentiva neanche il sound. E dobbiamo salire qua. Però lo devo mettere allungato perché sennò non ce la faccio. Aspetta, perché pure i salti di sto tipo sono un po' così. Ehi. E per forza di cose con la rincorsa cadi. Ora io questo devo fare così. Così. Ok. Andate a cagare tutti quanti. L'altro collezionabile non mi interessa, signori. Va bene così. Cartelli te li lascio. Andiamocene da qua. Chi se ne frega dei collezionabili, che tanto sui quadretti, quella... Dai, questo significa essere veramente bastardi, comunque. Perché i salti stanno fatti male, mi fai fare tutti sti trick. Ma questo è alcolizzato, non dove va a fare sti salti, dai. No, ho sbagliato, scusi. Scarica, va? Anzi, scarica. Allora, abbiamo ancora più roba, ma adesso devo vendere un bel po' di cose, perché spero di vendere... Aspetta, abbiamo qualcosa, una cosa da... Un paio da pulire. Qualcosa da aggiustare. Questo è da pulire. Mo' un po' di vendite. Un po' di... Così sì, me le devo fare... Vabbè, me le faccio io, dai, signori. Non... Ok. Che le vendite sono veramente una rottura di maroni, quindi abbiate pazienza, ma anzi, in realtà apprezzate il fatto che ve le vada a togliere. Scusate, vi tolgo la rottura di maroni di seguirvi un milione di oggetti da vendere. La pulizia ve la lascio, anche se pure la pulizia ogni tanto... Vedi, manca quel 2% bastardo. Adesso un 1%. Guarda, anche la pompa dell'acqua si sta iniziando ad innervosire. E niente. Vaffanculo. Ormai la televisione è da buttare. È diventato un acquario. Questo il quadro è da riparare a martellate. Come giusto che sia, che... Guarda, almeno spera di riuscire a vendere il l'UFO che sto 2000. Eh no, perché mo immagino che comunque sarà sempre più impegnativo andare a ad acquistare cose. E quindi i soldi ci servono e come. Ne abbiamo spesi 10.500 per sto baracchino qua. Questo è po' a po'. Tutte le parti sono presenti, bravi tutti. Quanto lo vendi? 65. Teoria, 6,65 quando riusciamo. Va bene, signori, abbiamo fatto tutto. Secondo me questi sono tipo gli sviluppatori, perché ogni giorno ce n'è effettivamente uno diverso. Potremmo sì aggiungere cose lì. Vediamo se qua c'è... Ok, un po' di roba da aggiungere.
Va bene, va bene. Andiamo a consegnare pure questo qua. Impacchetta in via, sono 1.000 dollaroni. A posto, a posto. Va bene, ragazzuoli, io a questo punto direi, vediamo quanti rotoloni abbiamo. Ci manca quello delle megaste e un altro. Quindi siamo lì. Poi c'è il DLC, e non so quanti saranno, forse 5 o 6? 5 forse. Vabbè, comunque, anna manna anna. Io ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, dove vi ricordo che se avete Amazon Prime potete collegare l'account per abbonarvi in modo totalmente gratuito. Io vi ringrazio per il supporto. Ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Quel Taleale.